Benvenuti e bentornati su American Coffee. Oggi è stato il mio primo giorno di lavoro qui a Vancouver. Ho trovato lavoro in esattamente una settimana, ebbene sì, e ho potuto scegliere tra quattro lavori differenti. Tutti e quattro mi avevano presa e ho potuto scegliere quello che preferivo. Nel mio caso ho scelto questo, Terra Breads, quindi lavorerò per una panetteria e caffetteria locale. Hanno diversi punti e hanno una grossa fabbrica dietro, quindi producono loro il pane e lo portano nei vari punti. Scusate se faccio un po' fatica, ma sto andando su per la collina. E quindi questo sarà il mio lavoro per i prossimi 6 mesi qui a Vancouver, e posso portarmi a casa il pane tutti i giorni che lavoro. Appunto sulla giornata di oggi è arrivato appunto un avviso di fare attenzione, perché proprio già ieri l'aria non era molto pulita, ma oggi è arrivato l'avviso che è il giorno del picco, che è arrivato il fumo appunto dagli incendi delle foreste. È veramente molto pesante da respirare, si sente proprio, soprattutto oggi quando siete fuori, che si sente la polvere appunto degli incendi e la cenere nell'aria. Guardate, questo è il parco accanto a casa mia, e difatti guardate quanto l'aria è pesante. Come vedete, si vede proprio che è offuscata, e guardate difatti come si vedono i grattacieli, che sono appunto pieni di fuliggine e di polvere, che è appunto dovuta all'incendio. Questa è una cosa che di sicuro in Italia non è mai successa, presumo, ed è una cosa molto rara, ma che se vivrete in zone come ad esempio questa, o ad esempio anche quando ho vissuto a Seattle, c'era stata anche addirittura una caduta di cenere vulcanica, che c'è stata l'eruzione di un vulcano, o anche quando vivevo l'anno scorso in California. Questo tipo di cose succedono molto spesso, e soprattutto ci sono tantissimi incendi, soprattutto l'estate. Sono rimasta un po' spezzata appena aperto la porta di casa e guardate cosa ho trovato in terra. Ta-tan! L'elenco telefonico. A quanto pare qui le persone sono ancora così poche che stampano e consegnano ancora gli elenchi telefonici. Voi ce l'avete l'elenco telefonico? Forse anche in Italia lo consegnavano, ma io non l'ho mai preso, visto quando lo lasciavano di fuori dalla porta. Vi faccio vedere, praticamente a fine di ogni turno posso portare a casa del pane, e in questo caso abbiamo questo pane qua. Posso scegliere il pane che voglio, e in questo caso posso portare una praticamente, come lo chiamiamo? Uno sfilatino? Non lo so, un pezzo intero, oppure posso portare 4 bocconcini a casa. E vi faccio vedere, l'ho assaggiato oggi, e domani farò il training e mi faranno fare tutti gli assaggi dei prodotti che abbiamo, ed è veramente buonissimo. Vi faccio vedere, questo è con i semi di zucca, che a me piacciono un sacco. Guardate, è veramente molto molto buono. Non me l'aspettavo, perché a guardarlo così sembra un po' il pane che vendono qua, soprattutto negli Stati Uniti, ma invece questa panetteria è molto molto buona, molto rinomata, e difatti ingresserò un sacco. Preparatevi a vedermi mangiare un sacco di pane. Ragazzi, un veloce sguardo sulle mie finanze, che al momento sono 8 dollari canadesi fino alla fine del mese, e oggi è il 17, quindi fino al che non prenderò il nuovo stipendio, appunto questi dollari, ma ho già un sacco di mangiare, quindi penso che sia a posto per fino appunto a settembre. Ma questo video mancheranno i 10 centesimi, che è l'unica cosa che non possiedo all'interno del portafoglio. Allora, ecco qua, abbiamo le monete, questa moneta così grande, che è appunto dorata e argentata, sono appunto i 2 dollari, come vedete qua, hanno sul loro sacchiotto, e questo qua. Mentre questo qua tutto dorato invece è in verità la moneta da 1 dollaro, non ci sono le banconote, questa è la moneta che hanno, e come vedete è un po' più squadratina. Questi sono quindi 1-2 dollari, e poi abbiamo questi che sono i quarter, quindi sono 25 centesimi. Questa è quella normale ufficiale, che hanno appunto l'alcia. Oh, scusate, mi stavo cadendo. Ecco qua, sempre la tizia, abbiamo di qua sempre la tizia in tutte, guardate, 1, 2, 3,
e cambia l'altro, oh scusate, l'ho rigirata, 1, 2, 3, cambia l'altro lato, mentre questo qua è sempre da 25, vi volevo fare vedere che è un'edizione speciale delle Olimpiadi, ce ne sono molte in giro, vedete, delle Olimpiadi che hanno fatto qua invernali. E invece questa piccolina, il collana da 10 centesimi è ancora più piccolo, appunto il beaver, come si chiama in italiano, il castoro, che è il simbolo nazionale del Canada, a quanto ho scoperto di recente. E sempre la tizia, ecco qua. Ed ecco qua in totale tutte le mie finanze per 2 settimane. Ta-da! Guardate cosa ho trovato per $1. Extra lunghe, non sono le red wines, sono le mie preferite, le red wine, ma queste mi piacciono lo stesso, ci sono di vari gusti, guardate, oh sono lunghissime, vedete? E ragazzi, sono tornata a casa dalla spesa e sono fuori sulla mia terrazza dove abbiamo la porta d'entrata. Pensavo di fare un video, quindi le proveremo in diretta. Ho alla fine comprato quelle alla ciliegia che non ho mai assaggiato. La motivazione principale per cui ho comprato quelle alla ciliegia, che avevano più prodotto, 708 grammi, e oggi come vedete è una magnifica giornata estiva di sole, ci sono 75 gradi e 24 gradi Celsius, e quindi proveremo queste caramelle. Andiamo ad aprirle, sono lunghissime, sono lunghe un piede, guardate, sono, non sono ripiene dentro, scusate il sole ma è il tramonto. Sono praticamente normale liquirizia di quella rosa che abbiamo noi. Sapete che avete mai mangiato i proiettili? Oppure noi abbiamo queste strisce così lunghe, però dentro hanno il bianco. Ecco, più o meno questo sapore di quello intorno, però alcune sanno un po' più di tipo di fragolina, mentre queste sono un po' più ciliegiose, mi piacciono. Ma preferisco le altre, sinceramente. Sono più plasticose, hanno una consistenza molto diversa che da queste, e rispetto che da noi sono più appiccicose. E ragazzi, sono aperte le scommesse su quanto impiegherò a finire tutto il pacchetto, scommettete sotto, grazie, che buone che sono.